Nell'organizzazione delle Olimpiadi storiche ideate dalle docenti Grazia Carota e Maria Rosaria Grasso, ma cui hanno contribuito tutto il corpo docente, gli alunni e il personale della scuola, fondamentale è stato l'apporto dato all'impegnativa manifestazione da esperti esterni. Fra questi, cospicuo è stato l'impegno del maestro Giuseppe Cristaudo, che ha curato la direzione artistica dell'evento, e i consulenti tecnici per tutte le gare, Salvatore Bracci e Franco Musso. Avete visto, diversi attori sono entrati in scena, sono stati qualche settimana, qualche giorno, un paio di giorni di pieno lavoro e oltretutto in questo momento c'è un altro gruppo di lavoro che sta preparando il campo a Palagiare perché domani abbiamo la chiusura dei giochi, nonché la premiazione di tutti gli atleti partecipanti e altre dimostrazioni. Ci sarà una dimostrazione di greco-romana, una di ginnastica ritmica, una di ginnastica artistica con diversi campioni sia d'Italia e sia anche d'Europa e del mondo, specialmente nella lotta greco-romana. E anche nell'artistica abbiamo delle ragazze che hanno partecipato alle gare internazionali e nella ritmica ragazze che hanno partecipato a delle gare nazionali con la federazione ginnastica. Per cui domani è l'ultimo giorno della manifestazione. Che cosa dire? Ritengo che è stato un bell'inizio, ora vediamo i giochi che sono quelli riservati agli atleti perché tutto quello che abbiamo fatto prima è solo per quando gli atleti possono gareggiare e pertanto vediamo che cosa esce fuori. Io sono convinto che sarà una buona edizione. Quante sono le discipline coinvolte? Le discipline coinvolte sono l'atletica leggera, ma poi ci sono le attività che si fanno, sono gli 80 metri maschili, gli 80 metri femminili, i 200 metri piani maschili, la 4x50 mista, due maschi e due femmine e il getto del peso. Abbiamo anche il piacere di avere quattro squadre paralimpiche, le abbiamo invitate e sono presenti, ce n'è una di Siracusa, una di Augusta e una di Ragusa, più una scuola con degli atleti paralimpici dove loro faranno i 50 metri piani, il Voltex, che è un getto del peso adatto ai paralimpici. E appuntamenti come questi sono importanti anche per vedere altre discipline sportive che magari non sempre vengono attenzionate. Certamente sì, anche perché la cerimonia di apertura è stata fatta dei vari licei, dei vari istituti, ma che provengono sempre che hanno fatto attività sportiva, dell'Athletic Club che sono i miei allievi e anche di altre strutture che ci sono qua a Giarre e dintorni, perché forse ci sono ragazzi anche di lingua glossa, di riposto, delle varie scuole del territorio. C'è stata sinergia con tutti gli insegnanti del corpo docente del liceo Amari. Infatti io ho coordinato quello che già era abbastanza avanti come gruppo di lavoro. Ho dato delle indicazioni sommarie, insomma, di quanto riguarda il discorso artistico, come potete vedere ci sono dei riferimenti all'arte classica, all'arte greca, appunto per dare ancora sottolineare questa importanza, la nostra appartenenza alla Magna Grecia. E quindi si sono scelte le musiche, si sono scelte anche le litografie messe vicino al palco che insomma ricalca la scultura greca ellenistica, la stessa scenografia insomma che ricorda il tempio greco e tutto ciò che concerne comunque l'adeguamento e il decoro di tutto lo stadio. Inoltre abbiamo come ospite Federico Parisi che ci ha graziati di una squisita, veramente molto bella opera lirica, o perlomeno un pezzo, un frammento di un'opera lirica che magari ora descriverà perché è stato realmente emozionante, emozionante come voce perché come tenore l'abbiamo visto nel Jesus Christ Superstar 2 anni fa, 3 anni fa quando abbiamo fatto con il Liceo Amari e adesso è migliorato nel senso che i suoi studi stanno procedendo e lo vedremo sicuramente in ambito internazionale. Ad impreziosire la cerimonia di apertura delle gare, l'ormai noto e sempre più bravo, ma comunque umile tenore Federico Parisi. Allora, intanto parlare dopo la bella presentazione del maestro Cristaudo è veramente una bella emozione. Tornare al liceo Michele Amari, dal quale sono stato contattato, è stata veramente una bella emozione perché io sono stato un alunno del liceo delle scienze umane nel Michele Amari. Ebbene, è stata una bellissima sorpresa anche per me trovare tutta questa bella gente che si raduna per fare dello sport, che
è veramente molto importante. Aprire è stata per me una vera e propria emozione. Ho aperto con un brano tratto dal Gladiatore, si chiama appunto Nelle tue mani, proprio la colonna sonora, e quale miglior pezzo per iniziare questa bellissima manifestazione.